Oggi vediamo che ci sono differenti approcci all'apprendimento e ognuno di noi ha sicuramente quello più preferito o che è più congeniale. Ci porremo poi qualche domanda per aiutarci a capire meglio a quali modalità siamo più vicini. Siete pronti? Cominciamo! Le modalità di apprendimento si riferiscono ai modi preferiti con cui ciascuno di noi affronta ed elabora le informazioni, nonché a come approcciamo le varie attività di apprendimento. Ecco quindi alcune delle modalità comunemente riconosciute. Modalità visuale. Chi predilige questa modalità preferisce elaborare le informazioni attraverso aiuti visivi, come grafici, tabelle, diagrammi e immagini. Impara meglio quando può vedere e osservare le informazioni e spesso ha un forte senso spaziale. Modalità uditiva. Con questa modalità si impara meglio ascoltando. Si preferiscono spiegazioni verbali, lezioni e discussioni. Si trae vantaggio dalla lettura ad alta voce delle informazioni, dalla discussione di concetti magari con altri, dal sentire podcast e audiolibri. Modalità cinestetica. L'impegno fisico e l'esperienza pratica sono i principali strumenti di apprendimento. Quindi imparare tramite il fare per poi passare alla teoria. Modalità di lettura e scrittura. Il testo scritto, lettura e scrittura sono i principali modi di apprendimento. Chi usa questa modalità spesso prende anche appunti dettagliati e riscrive i concetti appresi. Modalità logico-matematica. Chi usa questa modalità è attratto dalla ragione e dalla risoluzione di problemi. Eccelle nell'analizzare dati, modelli e relazioni. Predilige i numeri e le sequenze logiche. Cerca schemi e la comprensione come prima cosa. Esistono poi due aspetti legati alla preferenza dello studiare, principalmente da soli o in gruppo. Abbiamo quindi la modalità solitaria, in cui si preferisce lavorare in modo indipendente con i propri tempi. Chi invece appartiene alla modalità sociale preferisce apprendere attraverso interazioni con gli altri, ama le discussioni, i progetti di gruppo e le attività di apprendimento collaborative. È importante notare che questi stili di apprendimento, queste modalità, non sono mutualmente esclusive, anzi possiamo usarle in combinazione tra di loro. Inoltre, alcune modalità potrebbero adattarsi meglio rispetto a particolari argomenti e materie, per cui l'idea è quella di esplorare la situazione per capire come procedere, trovando il giusto equilibrio tra le preferenze e l'efficacia. Se ad esempio stiamo apprendendo il karate e dobbiamo imparare un kata, un approccio cinestetico sarà comunque essenziale. È quasi sicuramente più efficace del guardare un video di quel kata. Però magari per un visuale farlo aiuterà poi molto nella pratica. Quindi è meglio non dare mai nulla per scontato e conoscere le proprie preferenze. Vediamo qualche domanda da porsi per scoprire un po' meglio come siamo messi. Ad esempio, preferisco seguire le istruzioni scritte o ascoltare spiegazioni verbali per capire come fare qualcosa? Quanto mi sento a mio agio nell'apprendimento attraverso l'esperienza diretta e l'interazione pratica con il materiale? Mi sembra utile creare immagini mentali quando sto apprendendo qualcosa di nuovo? Sarà più utile imparare la teoria e metterla in pratica o viceversa? Queste sono solo alcune delle domande che ci possiamo porre, ma il senso è osservarsi anche mentre si studia e capire cosa funziona di più e che cosa meno. Come sempre, l'invito è quello di sperimentare con curiosità per trovare quello che funziona. Bene, questo episodio è l'ultimo prima di una pausa di qualche settimana, che mi servirà non solo per un po' di riposo, ma soprattutto per preparare al meglio una novità importante, ovvero il corso di imparare ad imparare, che attiverò in autunno, con l'obiettivo di far apprendere metodologia, strumenti e mindset per poter imparare qualsiasi cosa con un metodo, quindi con meno sforzo, più velocemente e con più soddisfazione. Se vi interessa saperne di più, contattatemi. Ci rivediamo a settembre. Ciao!